Oggi come oggi abbiamo sempre una visione molto semplicistica delle cose, no? Cioè Certo. noi ci pensiamo di sapere tutto, ve lo Certo. dico io da insegnante quando ho a che fare con dei genitori che solo per il fatto di essere andati a scuola da ragazzi sanno quanto l'insegnante, perché anche io lo so il coso della scuola, no? Come dire, come... E quindi ecco, questi aspetti di progettazione è come l'illuminotecnica, no? Oggi illuminare un palazzo non è contare accendendo una lampadina o illuminare un monumento, no? Bisogna trovare la luce giusta per evidenziare determinate cose, ma anche esiste proprio una tecnica anche nell'autostrada di illuminare perché si vedono bene praticamente le curve e tante altre cose. Per cui quello che appare oggi in questa società così consumista, tutto facile, no? Tutto è possibile. Invece quanto lavoro c'è dietro su ogni progetto? Certo. E a quel tempo ancora più complicato perché la luce era o delle candele certo, o la luce certo, solare, per cui luce. O durante il giorno perché era un buco. Ma questo significa che anche ai tempi dei greci, quando tutti i templi ma anche le chiese erano tutte orientate, no? Quindi il significato che stava dietro al sole che sorge praticamente, l'altare praticamente proprio dove sorge il sole. Quindi oggi faccio una chiesa e la faccio così, mentre a quel tempo si dava no, anche un significato e quindi era importante. Ecco perché, giustamente come sta dicendo la dottoressa, un quadro messo in quella posizione ha un altro significato certo. se lo metto a casa mia. Certo. Tu non è che c'è un altare di una chiesa, appunto, intanto viene fatto con una dimensione, no, benché ormai la nuova sede del museo ovviamente ha tenuto sì. conto certo, di certo. queste però sono degli studi. Ma l'illuminazione, lei pensate che quando sono state presi i due Caravaggio per essere portati dalla sede della Filanda al nuovo museo, io per fortuna eravamo tutti là, quando questo enorme quadro che piano piano con molta attenzione è stato fatto scivolare fino a... Tutti quanti noi abbiamo visto cose dopo 30 anni che non avevamo mai notato ma è così, bene, è così. Ed è così. Ed è così, e lui il pittore non è che ha fatto quelle cose per non farle vedere, sicuramente si vedevano, certo, sicuramente certo. si vedevano. Ma infatti capita anche a noi che a volte la luce del sole con una particolare angolazione del giorno ci fa notare delle cose che non abbiamo visto, ad esempio anche certo, in una pietra magari certo, c'è un'incisione certo, che sì, vedo soltanto, no, sicuro, soltanto questo è per sicuro. Quella cosa, per cui... Ecco, così. L'attenzione su questo è quindi, veramente molto... Il professionista, il pittore fa questo di professione, certo. no? quindi ci sta attento e poi soprattutto progetta quello che deve emergere di più da quello che deve emergere di meno, certo. quindi tu magari potresti illuminare una cosa che lui non avrebbe voluto fare vedere alla stessa maniera certo. di come vuole fare vedere un volto, una sofferenza, una mano, un gesto, ecco, e magari poi c'ha vicino anche una natura morta che è importante che la mette, ma che sempre nell'aspetto diciamo non principale, per dire, in arricchimento, quindi sicuramente appunto ecco, parlarne di queste cose, sviscerarle, noi tante volte abbiamo fatto anche al museo dei servizi didattici per gli insegnanti storici dell'arte per i ragazzi, dove in qualche modo cerchiamo di fare vedere, ma certo non è, sono piccole cose, non ecco si perché, riesce. Ecco non perché si andare riesce. In un museo, andare in un posto senza una guida e vedere le cose così, senza certo. colui che te li spiega, che ti fa vedere i particolari, non ha molto senso. Non ti dava ecco, la stessa sensazione. A proposito appunto di scuola, ecco, perché non far conoscere sempre di più questi personaggi importanti che hanno lasciato un'impronta anche a Messina importante alle scuole, fare qualcosa con le scuole, organizzare le scuole? Ma guardi, noi, io avevo lanciato all'inizio di... l'anno scolastico, ma questa pandemia ci ha distrutto certo. un progetto sull'identità messinese, no? Quindi una specie di gara fra le scuole nel portare alla ribalta con la storia di personaggi, la storia di vie, delle intitolazioni, la storia di edifici particolari. E purtroppo noi stiamo praticamente per scadere, non c'è il tempo di poterne vedere i risultati, però questo è un percorso che va attivato, perché se i ragazzi quando hanno ancora la mente libera dai problemi degli adulti riescono praticamente a entrare subito nell'importanza di quello che è l'identità messinese. Molto spesso io ho visto al museo dei ragazzi e portano i genitori a fargli conoscere Caravaggio. Diventa così, l'amplificazione è questa, a partire dai giovani che poi alla fine acquisiscono e poi rimbalzano praticamente agli adulti distratti. Soprattutto quella cosa che mi preme molto è che
purtroppo molti di questi nostri ragazzi vanno via per motivi di studio, per motivi di lavoro, ma che ci andassero portandosi dietro la cultura del certo, proprio luogo. Certo. E non parlare di Messina una volta che sei a Milano soltanto per il sole e per il mare, ma parlare dell'importanza di una città perché da piccoli hanno acquisito, ecco, questa consapevolezza che ancora manca. Per questo però ci vogliono degli adulti capaci, ecco, di trasferire queste nozioni, capaci di trasferire. Ed ecco perché io identifico la cultura. Che cos'è la cultura? Se la dovessi toccare con mano non la posso toccare. La cultura è conoscenza, perché nel momento in cui io conosco qualche cosa, certo, allora la posso apprezzare, la posso tutelare, la posso conservare e trasferire. E che rimane nel cuore poi. A volte la cultura è sofferenza, perché sì, meglio non sapere certe cose, perché da quando io sono dentro in politica prima non me ne rendevo conto di quanta sofferenza c'era. Adesso soffro perché uno si arrabbia, invece sì, ti arrabbi, meglio non sapere niente, è passato il fegato, quindi l'ignoranza viene tranquillo, certe cose, no? Da un certo punto di vista ti arrabbi, e come ti arrabbi. Dottoressa Motorino, diciamo, sempre tornando al convegno molto bello che avete fatto, c'è stato anche questo intervento di Davide Ricaglia, che sì, tra l'altro sì, mio amico, è molto bravo. Ah, è sì, volevo sapere appunto qualcosina sull'intervento, sì, perché è molto importante sul restauro, perché allora, anche Davide, il restauro purtroppo si sono fatte cose in passato. Ma molto in passato, perché anche il restauro è comunque regolarizzato da leggi, quindi chi interviene su opere tutelate senza nulla osta e senza lavorando senza l'alta sorveglianza degli istituti proposti viene praticamente penalizzato con certezza. Davide Ricaglia, che è una persona davvero solare, splendida, appassionata, io l'ho conosciuto appunto sul campo, perché abbiamo restaurato tante cose insieme, fra cui per esempio due affreschi bellissimi ad Alcarali Fusi della Dormizione, dove lui proprio ha dato molto di più di quello, cioè veramente non vengono ricompensati per quanto lavorano, è proprio l'entusiasmo che li prende. Ed è stato allievo dell'Istituto Centrale di Restauro e quindi ha esaminato naturalmente questo dipinto murale che comunque è stato più volte esaminato, perché si è tentato tante volte di intervenire, dove ha riportato in luce, molti studiosi li conoscevano ma non tutto, il carteggio, infatti ora quando facciamo gli atti magari questa situazione emerge meglio, il carteggio che riguardò lo stacco del dipinto murale dalla chiesa, dal refertorio, va bene, in cui si trovava, dove era stato tutto imbiancato, quindi lui fatto vedere anche questi aspetti, era stato quando le opere si rovinavano nelle chiese, se non è che le restauravano, se diventavano troppo rovinate gli passavano di sopra, non li ridipingevano lì. Ora questa, come si è salvata ancora quest'opera, io veramente sono i miracoli secondo me del Signore che era lì raffigurato.